Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Quest'oggi mi sono trovato sul bancone con un po' di fucili da preparare, preparati, da finire, da spedire e nell'osservarli meglio, nella foga di lavorare, ho detto cavolo, ho tutta una serie di propulsioni e di accoppiamenti e non sono mai riuscito a farli vedere tutti quanti insieme. Non ultimo ho anche il nuovo fusto Namor che avrete visto in un altro video quando allestivo il mio doppio elastico. E ci tenevo a spendere due parole e presentarvelo un pochettino meglio, andando anche a ripassare quello che invece è Attuma, che tanto successo ha avuto grazie a voi, ancora ne sta riscuotendo, soprattutto anche per far vedere quelle che sono le differenze sui prodotti che ci sono in commercio attualmente, similari ma profondamente diversi. E allora un po' di misure e un po' di caratteristiche diverse, e quindi ritorniamo sul famoso Attuma, che adesso trovate anche timbrato. Il fusto è di provenienza spagnola, prodotto dalla Soriatec, quindi non è un fusto cinese. Ha osso di seppia in diverse misure, con uno spessore di 3,2 mm, interno 26, esterno 32, con offset con il quale si riesce a montare sia il manico MVD sia il manico Seagull. E non ultimo, ma nuova entrata nel mio negozio, il manico Hermes. Quindi tre impugnature per lo stesso fusto. Dicevo, spessore 3 mm, tubo pieno. Il tubo è pieno di nylon pressato con l'intercapelline per poter alloggiare sia il manico che la testata e addirittura essere piombato. E ci tengo a precisare che tutti i fucili, come chi l'ha acquistato sa, vengono da me provati, assemblati e piombati per renderlo il più neutro possibile. Poi, a seconda delle caratteristiche del cliente, se vuole leggero in punto o più pesante, a seconda anche di quello che mi chiede come allestimento. Il fucile sul sito lo trovate nudo, assemblato nudo, e poi ci potete scegliere tutti gli accessori, tutti i tipi di armamento che volete avere, così come anche tutti i tipi di propulsione, perché se andiamo a vedere le testate, qui avete proprio l'esempio pratico di una testata a doppio elastico open, una testata roller, neanche a dirlo, e una testata inverter, rigorosamente Hermes, Seagull ed MVD, ma potreste scegliere anche di invertire manico e testata di diverse marche, a voi la scelta. Di pari passo con l'Attuma, che ben conosciamo e abbiamo visto in tutte le salse, in tutti gli assemblaggi possibili e immaginabili, ho introdotto il nuovo Namor, o come dico io, il Namor 2.0. Dopo l'esperienza spagnola di Carbontech, purtroppo finita, ho trovato un'altra azienda anch'essa delle Canarie, la FF Sub. Ormai il segreto è svelato, anche se ho coperto con gli adesivi il nome. Dicevo, questa azienda artigiana, la FF Sub, che produce questi tubi dello spessore di 3,5 mm, cavi ma comunque ben strutturati, e lo potete vedere dalla forma. Anche questo è un osso di seppia, ma molto più compatto e corposo, con un peso generoso fuori dall'acqua perché il carbonio è molto molto spesso, ma che in acqua galleggia da paura. Il mio doppio elastico, quello che avete visto nell'altro video, è stato settato con ben 65 grammi qui nella testata per renderlo neutro, così come lo avete visto quando lo tengo in acqua e lo faccio bilanciare. Io ho scelto di provare, dopo aver provato MVD e Seagull sugli Attuma, il mio Namor, ho deciso di montarlo col manico Hermes, mulinello MVD che è compatibile. Testata Hermes, dove i due fori sono asimmetrici, quindi gli elastici si vanno a posizionare uno sull'altro senza accavallarsi. Osso di seppia, dicevo, bello corposo, ma questo poi, se diventa un inverter, con la massa che ha, può sopportare carichi veramente incredibili. Anche questo è disponibile in tutte le lunghezze. Vi voglio far vedere anche lo spessore. Vediamo se riesco prima di assemblarlo. Ecco qua. Questo è lo spessore del fusto. Non è cinese, ci tengo a precisarlo. Non è cinese. In giro trovate
altri prodotti altrettanto validi, per la carità, non discuto. Anche io ho acquistato e sto acquistando tubi ad osso di seppia dalla Cina per creare un prodotto che sia più economico e quindi più alla portata di tutti, ma quando si parla di qualità e di prodotto dobbiamo fare delle differenze. Il prodotto cinese non è per nulla male, è validissimo, si presenta bene, ripeto, anch'io l'ho acquistato e mi sta arrivando, ma se voglio qualcosa di più e voglio dare un qualcosa di più specifico, avere una forma molto più particolare, accattivante e soprattutto fare dei carichi che non mi sarebbero consentiti con altri fusti, devo cercare qualcosa di molto più specifico. E questo è il Namor. In esclusiva per l'Italia, per cui se avete bisogno, se avete voglia, se avete necessità, trovate tutto sul sito. Lo trovate in allestimento MVD, in allestimento Seagull, in allestimento Hermes, open o inverter. Sapete che non prediligo il roller per diverse ragioni, ma ne possiamo parlare, ma qualora e quando voleste un roller o voleste un assemblaggio diverso, non avete altro da fare che scrivermi, chiedermi le caratteristiche e vi creo il fucile che avete nei vostri sogni. Ci tenevo a farvi vedere ancora una volta a Tuma e Namor. Grazie per chi mi ha seguito, l'ha acquistato, si è fidato, e grazie a voi se vorrete chiedermi informazioni o magari provarlo e divertirvi con noi. Alla prossima!